Ciao, bentornato sul mio canale. Oggi ti propongo un allenamento che incorpora uno dei miei attrezzi preferiti nel nostro allenamento, ed è il foam roller. L'abbiamo già utilizzato, oggi cerchiamo di diversificare un pochino il nostro workout. Comincia a sdraiarti, pancia in su, appoggia le punte dei tuoi piedi, le dita, in appoggio sul roller, tieni le gambe bene unite, allunga bene la tua cervicale e comincia ad allungare bene le tue gambe in avanti, ruotale verso l'esterno, piega le ginocchia e ritorna con le gambe unite. E ancora allunga, ruota, piega e ritorna. Questo movimento si chiama hip release e serve proprio per mobilizzare le anche, per mettere un po' di mobilizzazione dei femori all'interno della loro cavità. Allunga, ruota e delicatamente tira il roller verso di te, ancora allunga le gambe fino in fondo, ruotale, piega e ritorna in parallelo. Sistema il roller se ti sfugge, ora facciamo l'opposto, rotazione, allunga, torna in parallelo e richiama il roller. Ruota verso l'esterno delicatamente, allunga in avanti, torna in parallelo e riporta le dita dei piedi in appoggio, ancora rotazione. Mentre fai questo movimento, tieni il tuo bacino stabile, usa gli addominali per tenere le gambe leggere quando le allunghi sul roller, in modo che il roller non venga troppo vicino al tuo bacino quando lo tiri verso di te. Allunga, parallelo e ritorna. Ora metti le mani dietro la tua nuca, ogni volta che sollevi il busto allunga le tue gambe in avanti, espira qui, inspira, piega le ginocchia e ritorna con la testa in appoggio, fuori l'aria sali due, inspira, ritorna e ancora allunga bene le punte dei piedi 3, inspira, riappoggia, ancora sali 4, inspira, ritorna. Quando sali porta bene lo sguardo verso i tuoi piedi, pensa di sostenere la testa con le tue mani, ma il lavoro di flessione viene fatto dai tuoi addominali, quindi pensa di portare bene le coste verso il tuo bacino. Allunga le gambe e ritorna. Allunga, fletti il torace e ritorna giù. Ora stendi le tue gambe, facciamo l'opposto, quindi mentre sollevi il busto le gambe piegano, fletti, inspira, ritorna in appoggio e ancora fuori l'aria 2, inspira, riallunga, ancora fuori l'aria 3, sempre controllato il movimento delle tue gambe e ancora fuori l'aria 4, inspira, riallunga, ancora fletti il torace 5 e riallunga bene le tue ginocchia, ancora sali bene 6, e ritorna, avanti ancora sali 7, e riallunga, e di nuovo ancora sali bene 8, e ritorna. Ora ruota le tue gambe verso l'esterno, inspira qui ed espira, piega, quindi le tue ginocchia si separano mentre pieghi, tieni un contatto tra le punte dei piedi se riesci, quindi le punte dei piedi sono vicine quando pieghi le ginocchia e appoggi le dita dei piedi sul roller, e ancora S mentre sali, inspira, riallunga e ancora fuori l'aria, tieni la schiena bene controllata usando gli addominali e ancora piegamento in rotazione, riallunga in avanti e ancora fuori l'aria, sali, inspira, allunga e facciamo ancora una volta, tira il petto e ritorna. Ora ritorna con le gambe bene in parallelo unite, torna su con il busto, inspira, prepara ed espira, porta la gamba destra su e riappoggiala delicatamente sul roller, cambia ogni volta, sinistra. Le tue braccia possono rimanere in questa posizione allungata in avanti o puoi metterle dietro la nuca se preferisci sostenere la tua cervicale. Cerca di portare la gamba verso il soffitto più dritta che puoi, se hai bisogno di piegarla leggermente, fallo pure. Senti che gli addominali e i flessori frenano la discesa della tua gamba verso il roller, quindi quella discesa è controllata. E ancora sali e facciamo gli ultimi due. Gamba destra su, tira la punta del piede e ritorna frenando e ancora sale la sinistra, ritorna e ritorna bene in appoggio. Piega le gambe, appoggia bene le piante dei piedi sul roller in un parallelo separato, porta il bacino verso l'alto e ritorna direttamente con il neutro in appoggio. Espira, glutei che ti spingono verso l'alto, ritorna direttamente verso il basso. Fuori l'aria sali 3 e vai avanti così. Il tuo roller in questo momento non si sposta. Anche se tende ad andare leggermente lontano dai tuoi glutei, tu tienilo fermo, usa bene la muscolatura dei glutei e della parte posteriore delle cosce per tenerlo fermo. Se dovessi sentire troppo carico sulla parte posteriore delle gambe, fermati e allunga.
Bene, avanti ancora. Spingi i glutei verso l'alto, ritorna in appoggio. E ancora sali e ritorna. Ora allunga le gambe, riappoggia le caviglie. Porta la gamba destra verso l'alto, afferra la gamba dove puoi e tira. Quindi stretchiamo questi scapoli che abbiamo lavorato adesso. Fermati qui e ora mobilizza la tua caviglia facendo un flex e punta, flex e punta. Avanti così, ancora flex e riallunga fino alle dita del piede, ancora flex, punta, flex e punta. Ritorna giù con la gamba destra, solleva la gamba sinistra, tirala delicatamente verso il petto, tienila se possibile dritta. E anche qui mobilizziamo la caviglia, flex e punta, martello e riallunga, ancora 3 e riallunga, avanti ancora un paio di volte, 4 e ritorna, ancora 1, 5, ritorna e riporta la gamba in appoggio. Prepariamoci per roll up, le tue braccia vanno verso la testa, inspira, porta le braccia in avanti, espira, vieni su, tuffati verso le tue gambe, aggancia le tue gambe, tira un secondo qui, il busto verso le gambe, ora riallunga le tue braccia in avanti, inspira, srotola indietro, frena la discesa, appoggia la testa, porta le braccia verso la tua testa, inspira, braccia in avanti, espira, gradualmente sali, usa gli addominali, se vuoi puoi agganciare anche il roller anziché le tue gambe. Streccia un pochino qui, poi riallunga le braccia in avanti e srotola di nuovo, allungati bene sul pavimento. E di nuovo inspira le braccia per prime, espira vieni su, fletti bene il torace e aggancia sempre o il roller o le tue gambe. Tienilo qui qualche secondo e poi riallunga le braccia in avanti, curva la colonna, scendere, sdraiati. Avanti ancora, porta le braccia e usa gli addominali e la flessione del torace in avanti. Aggancia, tienilo qui, cerca di non caricare le tue spalle quando sei in questa posizione, srotola di nuovo indietro, appoggia bene la testa e risali ancora, braccia e poi tutto il busto, flessione bene del torace in avanti, bene, e questa volta srotola verso il soffitto, siediti. Ora prendi il roller in mano, lascia le gambe bene in allungo, schiena dritta il più possibile. Allunga le braccia davanti a te, spine twist, inspira qui ed espira, ruota 1, ruota 2, ruota al tuo massimo 3, inspira, torna al centro, cambia lato ogni volta, fuori l'aria 1, ricarica leggermente, vai più in profondità, vai al tuo massimo e ritorna al centro. E continua, percepisci sempre l'allungo della tua colonna verso il soffitto mentre stai facendo la rotazione. A ruotare il busto da una parte e dall'altra sono principalmente i tuoi obliqui, quindi senti la muscolatura laterale del tuo addome che ti spinge da un lato e dall'altro. E ancora fuori l'aria 1, e ancora fuori l'aria 2, vai al tuo massimo 3 e ritorna al centro, e ancora a sinistra, svita, svita ancora un pochino di più e prova a svitare ancora al tuo massimo, ritorna bene al centro e facciamo l'ultima sequenza per lato. Ruota, ruota 3 e ritorna, tieni lo sguardo bene allungato in linea con il tuo viso e ancora 2, ancora 1, ritorna al centro. Benissimo, ora piega leggermente le tue gambe, appoggia i piedi e scendi in retroversione, tieni il bacino in retroversione, ora comincia a svitare il busto dall'ombelico in su e facciamo il Russian Twist, andiamo a ruotare svitandoti proprio dall'ombelico in su, twist. Principalmente anche qui è il busto, non è tanto il roller, non sono le braccia che si muovono, è lo sterno. Tu pensa di girarlo destra, sinistra e intanto mantieni le gambe ferme, il bacino fermo in retroversione. Respira liberamente in questo movimento, facciamo una sequenza un pochino più lunga, una ventina di movimenti circa. Le braccia sono morbide, le spalle rilassate. Concentrati bene sulla retroversione del bacino e poi torna su. Allunga le braccia verso l'alto, inspira e scendi in retroversione. Porta le braccia verso l'alto quando ritorni con la schiena dritta, retroversione, le braccia si allineano con le tue spalle. Inspira, sali, appoggia sugli ischi ed scendi in retroversione. Se possibile tieni le piante dei piedi bene appoggiate sul pavimento. E ancora retroversione. Inspira, riallunga bene verso l'alto e ancora fuori la riascendi. Inspira, risali e avanti ancora, scendi, ritorna bene in allungo e scendi in retroversione. Inspira, risali,
Benissimo, scendi ancora una volta, ritorna bene in allungo e riposa. Molto bene, ottimo. Ora cambiamo posizione di nuovo rispetto al roller. Ci mettiamo in quadrupedia e andiamo a mettere le tibie sul roller, non le ginocchia ma la parte iniziale della tua tibia. Sei in quadrupedia, solleva leggermente i piedi, le mani direttamente sotto le tue spalle. Andiamo a portare la mano destra a toccare la spalla sinistra e viceversa. Quindi continua ad alternare le tue mani e cerca di assorbire il movimento di passaggio del peso nei tuoi addominali. Quindi cerca di non sbilanciarti da una parte all'altra mentre fai questo cambio del peso, ma cerca di sentire i tuoi obliqui che lavorano per stabilizzare il busto. Quindi il movimento è minimo, il più piccolo possibile. Respira anche qui liberamente, senza fretta, riappoggia la tua mano e stacca quella successiva. Andiamo a complicare leggermente le cose. Solleva la tua gamba destra, allungala indietro. Quella gamba rimane, ora la tua mano sinistra va verso la spalla destra e poi riappoggia. E continua sempre con la stessa mano che va verso la stessa spalla. Ovviamente abbiamo tolto un elemento di stabilità, quindi qui la sfida è aumentata rispetto alla versione precedente. Cerca di tenere bene quella gamba stesa indietro, attiva tantissimo i tuoi addominali e ritorna. Proviamo dall'altra parte. I lati potrebbero essere diversi, quindi il tuo lato secondo potrebbe essere migliore del primo. E qui è la tua mano destra che va verso la spalla sinistra, quindi la tua gamba sinistra è allungata indietro ed è il braccio sempre in opposizione che va verso la spalla opposta. Quindi i lati possono funzionare diversamente. Ups. Bene, e vai avanti ancora, tira, pensa di usare gli addominali prima di andare su, ok, benissimo. Torniamo con le mani bene in appoggio, andiamo a fare knee stretches. Da questo momento pensa di tirare le ginocchia in avanti, mantenendo la linea del bacino e del busto stabile e facendo un movimento piccolo, in cui le ginocchia vanno proprio verso i tuoi gomiti. Il bacino è neutro, quindi senti che gli addominali stanno lavorando, pavimento pelvico e trasverso bene attivati. Espira qui e ritorna. Bene, riposa un secondo. Andiamo a fare un'altra piccola sequenza. Fuori l'aria, tira e ritorna. Tira e ritorna. Fuori l'aria e ritorna. Fuori l'aria. Senti il peso bene sulle tue braccia. Usa gli addominali per non andare in retroversione, non crollare con il bacino verso le tue gambe. Tira. Ok, e ci fermiamo. Facciamo un passo indietro e dondoliamo appena appena con le caviglie avanti e indietro, giusto per strecciare le dita dei piedi e i polpacci. Un secondo qui. Bene. Ora gira il roller, posizionano per il lungo sul tuo materasso, vai a sederti alla base da una parte. Posiziona bene i tuoi piedi paralleli tra di loro, allunga le braccia in avanti, proviamo a fare roll up a scendere, quindi srotola indietro, frena la discesa. Appoggia la tua testa, porta le braccia un filo verso la tua testa. Inspira, porta le braccia in avanti ed espira, usa gli addominali e la flessione del torace per salire. Fai una piccola curva sopra le tue gambe e torna verso l'alto. Se sei libero di aggrapparti con le mani sulle cosce, ad esempio sulla parte posteriore delle gambe, per accompagnare la discesa e di fare la stessa cosa quando sali, quindi non riesci a salire, porta le mani dietro le cosce, aggrappati, tirati leggermente su, allunga poi le braccia in avanti e srotola verso il soffitto. In alternativa puoi sempre portare le mani sul materasso e aiutarti in questo modo, sia quando scendi, porta poi le braccia un filo verso la tua testa, sia quando sali, appoggia le mani. Se preferisci sul pavimento, datti una piccola spinta, allungale poi in avanti e srotola verso l'alto. Quindi trova il tuo movimento che ti permette di salire e scendere in modo sicuro. Srotola indietro, appoggia con gradualità la colonna fino alla testa e poi muovi le braccia in avanti. Espira mentre vieni su, usa gli addominali, una bella curva sopra le tue gambe e poi srotola verso il soffitto, scarica le spalle e di nuovo ombelico alla colonna, scendi. Articola fino alla tua testa, porta le braccia un filo in alto e inspira, porta le braccia in avanti, espira, vieni su. Di nuovo una bella curva in avanti verso le tue gambe e riporta la schiena dritta ogni volta. Ancora, srotola bene indietro, fletti
e questa volta porta le braccia lungo i fianchi, appoggiale bene, avambracci bene appoggiati e piedi bene paralleli tra di loro. Piccola retroversione del bacino, incolla bene la schiena sul tuo roller e ora stacca la tua gamba destra, portala bene a tavolino. Prenditi tutto il tempo per arrivare qui, inspira, prepara ed espira, allunga la gamba in avanti, stendi, inspira, ritorna. Ogni volta che allunghi la gamba in avanti, cerca di sentire che il tuo addominale si attiva di più rispetto a quando la gamba è a tavolino e pensa di stabilizzare il tuo busto. Fai in modo che la gamba non costringa il tuo bacino a inarcare. Allunga e porta la gamba verso l'alto distesa, falla scendere fuori l'aria mentre vai giù, inspira, ritorna. Anche qui cerca di tenere il tuo bacino più stabile possibile. Inspira, risali, fuori l'aria 3, inspira, ritorna, ancora scendi 4, inspira, risali, ancora scendi e piega il tuo ginocchio, riporta il piede in appoggio. Facciamo tutto dall'altra parte, quindi attiva gli addominali, stacca la gamba sinistra, portala a tavolino, inspira qui e allungala. 1, inspira, ritorna, ancora fuori, la riestendi bene. 2, inspira, ritorna, avanti, allunga. 3, inspira, ritorna, attiva bene i tuoi addominali. 4, e ritorna. Sul prossimo fermi la gamba stesa, portala dritta verso il soffitto. Ricordati che se la gamba fa fatica a stare distesa, puoi piegarla leggermente quando la porti su e distendila bene quando scende. Ancora un paio di volte, scendi, inspira, risali, e ancora scendi, e sali, scendi, piega il ginocchio e tieni la gamba su questa volta, porta su anche la gamba destra, unisci bene le ginocchia. Ora prepariamo single leg, quindi allunga una gamba in avanti e scambia le tue gambe. Respira liberamente. Controlla la tua schiena. Con estremo controllo stendi una gamba mentre l'altra piega a tavolino e scegli la diagonale delle tue gambe in modo che la schiena rimanga protetta dal lavoro dei tuoi addominali. Anche se le tue braccia sono appoggiate sul pavimento, non irrigidire le spalle e il collo. Tieni la cervicale bene allungata. Torna con le gambe a tavolino, ora stendile verso il soffitto e poi torna a piegarle a tavolino. Fuori l'aria mentre sali, inspira, ritorna. Stendile sempre fino a dove riesci, allunga 3 e ritorna in tavolino. Avanti ancora, allunga 4 e ritorna. Avanti ancora così, fuori l'aria sali bene 5. E ritorna, ancora stendi 6, andiamo avanti ancora un paio di volte così, allunga bene verso il soffitto 7 e ritorna, molto bene, ancora allunga 8, ritorna, ora con calma appoggia un piede, appoggia l'altro e rilassa un secondo, molto bene. Il tuo bacino può tornare neutro, ora porta le braccia verso il soffitto con i palmi che si guardano, apri le tue braccia 1, inspira, ritorna. Continua in questo movimento di apertura e chiusura delle tue braccia. Le tue scapole andranno a sfiorare il roller, quindi il margine interno della scapola va ad essere massaggiato un pochino sul roller. Se questo movimento non ti dà fastidio, amplificalo un pochino. Quindi vai a ricercare questo senso di massaggio della parte muscolare tra le scapole e del margine interno della scapola stessa sul roller. Apri. Sei libero di non andare così in apertura se preferisci, se senti un fastidio a livello delle spalle. E ancora apri e ritorna verso l'alto. Ora andiamo a sforbiciare le braccia. Un braccio va verso il fianco, l'altro va verso la testa. Tieni le braccia sempre stese. Se il braccio che sale verso la testa tende a piegarsi, fermalo. Quindi non andare eccessivamente verso la tua testa. Continua a scambiare le braccia, quindi passa dal centro senza fermarti e fai in modo che questo movimento delle braccia non vada a destabilizzare la posizione di busto e bacino. Sei sempre stabile, il tuo bacino è neutro, gli addominali sono tenuti, pavimento pelvico idem. Bene, avanti così. Ritorna verso il soffitto, completiamo con i cerchi delle braccia. Anche qui inspira mentre le braccia vanno verso la tua testa, espira, apri e scendi fino ai tuoi fianchi. Cerca di non esagerare sull'ampiezza di questo cerchio, quindi non andare eccessivamente verso il basso quando le tue spalle e le tue braccia aprono verso l'esterno. E avanti ancora, apri e scendi, torna verso il soffitto, fermati, inverti la direzione delle tue braccia, vai verso i fianchi, riaprile un filo verso la tua testa e poi ritorna. Prosegui in questa direzione.
Anche qui la cervicale è ben allungata, il bacino rimane neutro, senti la pressione dei piedi sul pavimento e l'attivazione delle tue gambe per stabilizzarti. Bene, riporta le tue braccia lungo i fianchi, anzi portiamo le mani dietro la nuca. Facciamo una piccola flessione del torace anche qui, fuori l'aria sali, inspira, ritorna, chiudi le coste verso il bacino, porta lo sguardo verso il bacino stesso e ritorna. Ancora, fuori l'aria sali, tre, bene, inspira, ritorna, permetti al bacino di andare leggermente in retroversione qui se necessario e ritorna, avanti ancora, sali, S, inspira, ritorna e avanti ancora, fuori l'aria, vieni su. Sempre con estremo controllo, prova ad aumentare ogni volta i millimetri che percorri durante questa flessione. E ancora fuori l'aria, sali e ritorna. Ora porta la mano destra in appoggio sul pavimento, la mano sinistra è rimasta, la gamba destra viene su a tavolino, fletti il torace ruotando verso la tua gamba destra. Vai fuori l'aria, sali, cerca di portare la spalla sinistra verso il ginocchio destro. La gamba è assolutamente ferma, è solo il busto che ruotando si muove verso la tua gamba. Inspira, torna al centro e ancora fuori l'aria, ruota. Inspira, ritorna. Ancora fuori l'aria, ruota. Bene così. E ancora sali in rotazione. Ritorna. E ancora sali e con controllo ritorna giù. Appoggia. Cambia, prepara la tua mano destra dietro la nuca, il braccio sinistro invece appoggiato, attiva i tuoi addominali, stacca la gamba sinistra, portala bene a tavolino, fermala qui e ora espirando ruota in flessione e ritorna, ancora sali due, inspira, ritorna, ancora fuori l'aria, sali bene tre, in rotazione con controllo. I due lati potrebbero essere diversi, quindi sentiti sempre in controllo del movimento che stai facendo. Anche se siamo principalmente asimmetrici nella stabilizzazione del bacino, nel lavoro degli obliqui e anche nella forza delle nostre gambe. Ancora sali bene in rotazione, ritorna e riappoggia bene entrambe le braccia e entrambi i piedi. Bene, per scendere dal roller scivola su un fianco, fai uscire il roller dalla parte opposta e rimani sdraiato qualche secondo per osservare la sensazione che il roller ha creato sulla tua schiena. Puoi tenere le gambe allungate o piegate come preferisci, prenditi veramente un attimo di tempo per osservare la sensazione diversa della schiena post roller. Ora riprendi il roller, mettilo sotto la tua testa, come una sorta di cuscino un pochino alto e un pochino più duro del normale. Se necessario tienilo pure con le tue mani, comincia a ruotare la testa a destra e a sinistra. Quindi andiamo a creare un piccolo massaggio sulla zona occipitale, la zona bassa della testa e la zona alta del nostro collo. Bene, puoi premere leggermente di più sul roller se vuoi un massaggio leggermente più profondo. Se ci sono dei punti che ti sembrano più annodati, più doloranti, fermati magari su questi punti cercando di sciogliere le tensioni che senti accumulate. Prenditi un attimo per rilassarti. Togli il roller. E ora piano piano vieni su. Trova una posizione seduta a gambe incrociate, comoda. Roller alla tua sinistra. Porta il braccio destro verso l'alto inspirando e andiamo a fare una variante della nostra sirenetta, quindi fletti la colonna lateralmente e poi ritorna su, riallinea le spalle, ancora vai in flessione, chiudi il tuo lato sinistro per aprire il destro, straccia bene, il bacino rimane fermo e ritorna e avanti ancora, allunga, scivola con le spalle. Ora fletti, vai ad agganciare con la mano destra il tuo ginocchio sinistro, rimani qui, cerca di strecciare la parte destra del tuo dorso e poi torna a guardare da questa parte col braccio sopra la testa, torna su, apri, cambia posizione del roller, andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Braccio sinistro verso il soffitto, inspira e fletti la colonna, un paio di volte flessione laterale semplice.
e ritorna bene in allungo verso il soffitto. Ancora, il roller scivola leggermente verso l'esterno, allontanalo leggermente dal tuo bacino e ritorna. Facciamone ancora uno. Vai bene in flessione laterale e da qui gira verso il tuo roller, la mano sinistra aggancia il ginocchio destro e cerca l'allungo sulla parte sinistra del tuo dorso. Fletti bene la colonna in avanti. E poi torna a guardare da questa parte, ritorna bene in apertura con il busto e ritorna su. Bene, molto bene. Grazie mille per aver condiviso questo tempo con me. E ci vediamo al prossimo allenamento. Ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, lasciami un like e fammi sapere cosa ne pensi dei commenti. Ti mando un enorme bacio e ci vediamo alla prossima. A presto.